Questa proposta di legge, sottoposta all'attenzione dell'Assemblea legislativa, intende introdurre, per quanto riguarda la raccolta di funghi e epicei spontanei, il controllo micologico e la loro commercializzazione, una semplificazione normativa che supera le vigenti leggi esistenti in materia, nonché apportare necessarie modifiche di integrazione alla disciplina vigente in modo da rendere e norme sempre più corrispondenti all'obiettivo di valorizzazione dell'entroterra e dei relativi prodotti. Cioè questo è soprattutto una legge di semplificazione, perché mette ordine con una serie di leggi esistenti che complicavano per l'intersecazione di varie attività di valorizzazione dell'entroterra per questa attività di raccolta dei funghi. Occorre tenere presenti le intervenute modifiche che riguardano il territorio in particolare nelle zone interne della Liguria, con la soppressione delle comunità montane per meglio comprendere la necessità di un adeguato adeguamento della normativa in materia. È evidente che la soppressione della comunità montana ha lasciato un vuoto normativo legislativo di controllo importantissimo. La raccolta dei funghi sarà subordinata al versamento di un corrispettivo monetario da parte degli enti parco dei comuni, breve adozione di uno specifico regolamento e breve rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Regione Liguria. Le risorse che ne deriveranno contribuiranno a sostenere l'azione degli enti locali dell'entroterra per preservare i boschi dal degrado e migliorare la fruizione. Il 50% dei proventi dovrà essere obbligatoriamente destinato ad azioni quali la salvaguardia dei boschi dagli incendi, il ripristino e il miglioramento di strade forestali, l'organizzazione di eventi. Altro spazio è stato dedicato al ruolo dei consorci e dell'associazionismo tra soggetti privati che saranno sentiti dai comuni al fine di stabilire i periodi di apertura e chiusura della stagione di raccolta dei funghi e l'introduzione di ulteriori limitazioni di carattere temporale di specie. Si prevede che i consorsi potranno consentire una raccolta dei funghi ai soggetti autorizzati sul territorio di loro competenza per alcuni giorni alla settimana, con un minimo di 5 giornate. Le sanzioni sono previste in caso di violazione dei divieti e dei limiti di raccolta. L'altra parte del disegno di legge è dedicata al tema dei controlli micologici e della commercializzazione dei funghi, ad una migliore specificazione delle funzioni dell'ispettorato micologico, alle modalità di attestato micologico e dal tema di modalità all'identificazione dei funghi, nonché all'individuazione dei criteri per l'organizzazione e il commercio dei funghi stessi. Il testo del disegno di legge, composto da 25 articoli, è stato esaminato al seguito di 4 commissioni consigliare competente per l'esame in sede referente, previa illustrazione da parte dei proponenti. Il disegno di legge è stato oggetto di audizioni dal relativo dibattito di fruttuoso approfondimento, nonché a seguito di tutti i rappresentanti delle forze politiche. La Commissione ha provveduto al dato 30 giugno 2014 all'approvazione a maggioranza del disegno di legge. Auspico infine che il suddetto disegno di legge possa essere approvato da una maggioranza di voti. Voi esprimo alcuni ringraziamenti, perché effettivamente, pur se la materia potrebbe sembrare così di non molto interesse, è stato un percorso molto lungo per lo svolto in commissione, e ringrazio innanzitutto il Presidente della 4ª Commissione, Civiglia, tutti il personale della Commissione e tutti i colleghi, perché ha dimostrato anche lì questo Consiglio che i problemi dell'entroterra, le difficoltà del nostro entroterra a garantirsi così, diciamo, entrate economiche che favoriscono il mantenimento della residenziale abitativa in questi territori e aiutare loro a sfruttare quelle che sono le loro potenziali, poche, povere potenzialità economiche, è stato una nota molto sensibile. Quindi penso e credo che anche questo mio disegno di legge sarà sicuramente approvato a stragrande maggioranza. Quindi ringrazio anche tutti i colleghi che hanno collaborato e che voteranno questo disegno di legge. Grazie a tutti.